Continuiamo a parlare dei provvedimenti che si stanno prendendo a livello regionale, in particolar modo le misure che sono state adottate per contrastare il fenomeno dell'usura. Tutto è stato illustrato ieri nel corso del Dopo Giunta dal governatore lombardo Roberto Maroni e dall'assessore alle attività produttive Mario Melazzini. Oggi in Giunta abbiamo deliberato alcune iniziative importanti, tra cui quella che presentiamo, che faccio presentare dall'assessore Melazzini. Prego. Buonasera a tutti, abbiamo approvato due importanti delibere soprattutto per contrastare il fenomeno dell'usura, andare incontro alle nostre aziende proprio per supportarle sempre di più. Andremo a mettere a disposizione oltre 1.600.000 euro per contrastare il fenomeno dell'usura, in particolare con due provvedimenti distinti. Uno proprio diretto per le vittime di usura, metteremo a disposizione 940.000 euro. Il secondo, un intervento per i soggetti a rischio di usura. Assessore Melazzini, 1.600.000 per aiutare le imprese che sono vittime dell'usura. Sì, non solo 1.600.000, con anche le risorse che abbiamo a disposizione sul fondo antiusura arriveremo a circa 2 milioni di euro, ma soprattutto è una duplice manovra, un duplice supporto, sia per quanto riguarda supporto alle persone vittime dell'usura, soprattutto agli imprenditori vittime d'usura per un rilancio delle proprie imprese, e a scopo anche di prevenzione, facilitando l'accesso al credito, soprattutto agevolandoli col sistema Confidi, aumentando il livello di garanzia, attuando uno strumento preventivo. Questa è una risposta concreta ancora al bisogno che noi abbiamo rilevato dalle interlocuzioni con gli imprenditori, con le imprese dal territorio, mettendo a disposizione strumenti validi, efficaci, ma soprattutto funzionali, e dal 1° di dicembre tutto ciò sarà disponibile. Il fenomeno è certamente aggravato dalla crisi, immagino. Assolutamente sì, ma soprattutto da un sistema che rende a volte una barriera non facilitante ad accedere al credito, che è una delle grosse difficoltà che a volte spinge il piccolo imprenditore a rivolgersi ad altri contenitori. Allora, noi abbiamo fatto in modo con questo provvedimento di far sì che qualsiasi imprenditore, qualsiasi artigiano, qualsiasi singolo professionista possa essere agevolato nel percorso di accesso al credito, facilitando, aiutandolo a scopo preventivo col sistema dei Confidi, quindi alzando il livello di garanzia, ma soprattutto per quanto riguarda già le vittime dell'usura, permettere loro di rilanciare la propria attività imprenditoriale. È una misura importante, come ha detto Mario Melazzini, che ci aggiunge alle tante che abbiamo preso e che abbiamo adottato in questi mesi. Sono molto soddisfatto del lavoro non solo dell'assessore Melazzini ma di tutta la Giunta da questo punto di vista, un impegno importante, tante risorse messe a disposizione, ma prima di questo è altrettanto importante il metodo, il confronto che noi facciamo costantemente con il mondo delle imprese per capire le loro esigenze e per fare interventi che siano contestualizzati, perché sennò non sono efficaci. Che cosa serve all'impresa? Che cosa serve all'impresa lombarda oggi? Che può essere diverso rispetto a 6 mesi fa, un anno fa, anche aggiornando le misure che sono state già prese e verificandone l'efficacia.